Venezia, ora dove è stata festeggiata ieri la Notte Bianca, all'insegna dell'arte, dal record, il numero di musei e di istituzioni che vi hanno partecipato. Mostra o discoteca? I confini si confondono nella Notte dell'Arte all'Abbazia di San Gregorio, spazio veneziano del contemporaneo, Fondazione Buzziol, novità di questa biennale. Infiltrato fra i grandi veneti a Palazzo Loredan, un gallo gigante con scorta imbalsamata come i piccioni di Cattelan ai giardini. Incursione biennalesca all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. Nella sede di fronte, Palazzo Franchetti, reduce dalla Galleria Giudecca 795, l'occhio cibernetico di Neil Arbisson traccia ritratti sonori. Musica e storie di pittura fra i quadri dell'Accademia. Note di scorribande culturali, scelta senza precedenti, 107 istituzioni pubbliche e private, più di 200 proposte, tutto aperto, ingresso libero quasi ovunque. Ci viene data la possibilità di vedere tanti musei, tante mostre, tante cose che abitualmente costerebbero molti più soldi e quindi siamo tutti qua ad approfittarne. Invece di andare in giro, come al solito, si viene al museo. Motore, l'Università Ca' Foscari, ha collaborato il Comune. Venezia gioca anche così la sua candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019. Il sindaco Orsoni, il rettore Carraro. Conquistare quel titolo vuol dire anche andare nella strada dell'aggregazione attorno a Venezia di tutto un grande ambito, qual è il nord-est. È un patrimonio grandissimo, una vera industria della cultura che potrà essere il futuro di questa città. La cultura nel quotidiano spesso è maltrattata. Come possono aiutarla avvenimenti come questo? Possono aiutarla innanzitutto in quanto creano baccano. Molto rumore, così anche i più sordi si accorgono che c'è la cultura.